500 volte, grazie a tutti quanti. Siamo arrivati a 500 iscritti, un piccolo ma grande risultato per il mio canale. Grazie a tutti di aver riposto la vostra fiducia seguendomi, mettendovi il click su YouTube per seguirmi e ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti. Soprattutto in questo ultimo mese siamo cresciuti tantissimo e sono sicuro che continueremo a crescere. E per questo, in questo video, ho deciso di parlare di un argomento un po' più particolare che mi avete sempre chiesto, mi chiedete soprattutto via Instagram. Quindi affrontiamo oggi l'argomento su quanto si possa guadagnare con il dropshipping su eBay. E inoltre ho deciso anche di regalarvi un piccolo regalo, che però ve ne parlerò alla fine del video quando vi avrò dato le informazioni che vi interessano su eBay. Arriviamo subito. Quanto si può guadagnare su eBay con il dropshipping su eBay utilizzando fornitori come Amazon o AliExpress? Questa domanda la fate in molti, soprattutto chi si vuole addentrare, chi vuole iniziare a investire magari tempo, energie e denaro, vuole sapere se ne vale la pena. Molti mi avete scritto che volete provare a utilizzarlo come lavoro primario, se è possibile, se le cifre lo permettono. Ora, affrontiamo un attimo questo argomento, e mi sembra che vi interessa tutti quanti. Quando si può guadagnare? Allora, innanzitutto, la cifra che si può guadagnare va da 0 a miliardi. Cioè, questo deve essere chiaro, non c'è una cifra precisa che ti dico, sai, inizia, dovrà fare dropshipping su eBay, guadagni 500 euro al mese, guadagni 5.000 euro al mese. Se così fosse, quello non si chiama più fare impresa, non si chiama più mettersi in proprio, chiamatelo come volete, si chiama avere un lavoro, in Italia si direbbe sicuro, si chiama lavoro stipendiato. Non è così fare impresa, non c'è una cifra, ok? Una cifra precisa non ve la posso dare, non ve la può dare nessuno, chiunque lo dica è un truffatore, non dategli soldi, non comprate niente, chiunque vi dia garanzie vi sta cercando di rigirare, ok? Detto questo, ovviamente possiamo farci delle idee. Tutto dipende da vari fattori. Prima cosa il mercato dove vendete, il fornitore che utilizzate, la strategia che utilizzate, il margine che inserite, quanti negozi avete, quanti annunci avete, dalle spese fisse che avete, dal software che utilizzate. Ci sono decine di varianti che possono includere sul vostro guadagno, ma mediamente possiamo fare una media. Prenderemo di riferimento la media mercato italiano, se preferite, o americano, va bene, prendiamo di riferimento quello italiano. Mediamente, con circa 5.000 articoli, poi dobbiamo fare una distinzione tra account flaggato, account non flaggato, fornitore Amazon, fornitore AliExpress, cambia. Però quello che vi posso dire è che se avete già 3.000 articoli, 5.000 articoli, ok, se utilizzate la strategia dei grandi numeri, potete girarvi su cifre che vanno dai 1.000-1.500 al mese. Ovviamente variabili anche da tutti i fattori che abbiamo visto prima. Poi ovviamente, ragazzi, per guadagnare, perché poi dipende, come dicevo, dipende dalla strategia, dovete vedere se dicevo di usare, perché ci sono persone che utilizzano la strategia della ricerca, come si fa con Shopify, la ricerca del prodotto, cercare il prodotto vincente, fare grafici, quanto è richiesto il mercato, e quindi perdono magari giorni, ore a trovare un singolo prodotto e lo mettono, quindi avranno dei negozi eBay con pochi prodotti, potenzialmente dai 10 ai 100 prodotti, perché se operi così è ovvio che non puoi avere più di 100 prodotti, 200 prodotti che raccogli nel tempo, prodotti ovviamente che venderanno, farai profitto, c'è gente che fa migliaia di euro con 100 prodotti, è questione di strategia. Che ora non affrontiamo in questo video, ma ovviamente poi ci sono altre strategie, una quelle da me preferite sono le strategie dei grandi numeri, quindi invece di operare con piccoli negozi, ok, piccoli e pochi articoli, operare con una strategia di centro commerciale, non essere un piccolo negozietto di provincia, ma essere un grande centro commerciale dove puoi trovare di tutto, quindi anche se ci va a finire la spazzatura, per modo di dire, nel senso di articoli poco richiesti, ma comunque la gente li trova e li può comprare. Se la gente cerca una bicicletta vi trova, se la gente cerca un microfono vi trova pure. Questa è la strategia dei grandi numeri, che ovviamente vi sconsiglio, ve lo sconsiglio, non venite poi a mandarmi
le email dicendo segui il tuo consiglio, no, non è un consiglio, non usate questa strategia, quindi non caricate 50.000 prodotti su eBay se non sapete come farlo, se non avete la struttura adatta, se non avete la strategia. Se vi interessa approfondire, mi potete contattare, trovate i contatti in descrizione, su Instagram, via email, dove volete, ma non è un consiglio, non caricate tutti quei prodotti se non sapete come fare. Quindi ovviamente può dipendere dalla strategia, con quanti articoli avete, è ovvio che se avete 50.000 articoli, il lavoro, cioè rispetto a chi ha 10 articoli, 100 articoli, guadagnate potenzialmente di più, anche con un account flaggato. Se non sapete cos'è l'account flaggato, farò un video a breve, quindi iscriviti, metti like, così rimani aggiornato con tutte queste informazioni che ti arriveranno. E poi tu dirai, ma come faccio a gestire 50.000 articoli, 100.000 articoli? È facile. Ci sono dei software che ti permettono, perché poi il vantaggio di eBay è anche questo, automatizzare tutto. Tu puoi automatizzare tutto il tuo business in modo che ti occupa pochissimo tempo. Tu immagina di avere un magazzino con 100.000 prodotti. Il lavoro è enorme, ti servono persone, ti servono decine di persone per organizzarlo. Invece su eBay ti basta, tu puoi gestirlo anche da solo, tra l'altro in un paio di ore al giorno, con i giusti software ti automatizzano, ho fatto altri video, fateli a guardare, presto usciranno anche le novità riguardo ai software, uscirà tutto, quindi ti aggiornerò. Quindi tornando al fattore soldi, quando si può guadagnare? Non c'è una cifra esatta, io ti posso dire, se tu guadagni e applichi le strategie corrette che io dico in questi video e che continuerò a dirti, che approfondiremo tramite vari percorsi, puoi cominciare tu a vedere anche 1.000 euro al mese con una strategia lenta a lungo termine dopo i primi 2 mesi. Questo applicando strategie a basso rischio, quindi basso investimento, basso rischio di sospensione, gestire pochi prodotti, avere un account eBay già datato, utilizzare dei margini adeguati. Poi anche qua, fatto di strategia, è ovvio che se hai un margine del 30%, io per esempio conosco persone americane che fanno dropshipping su eBay utilizzando fornitori come Amazon o Walmart o Depot, sono fornitori americani che utilizzano un margine del 90%, ma fanno pochissime vendite, però guadagnano un sacco di soldi, ok? Rispetto a uno che mette un margine del 20% del 15% fanno tantissime vendite in meno, ma quelle poche che fanno gli portano un altro guadagno. Quindi queste persone solitamente gestiscono 500.000 annunci, 600.000 annunci, quindi è ovvio, poi con i giusti software 500.000 annunci li automatizzi automaticamente tutto il processo di repricing, tutto il processo di gestione del magazzino, e viene fatto tutto a software automatico, quindi anche se hai 500.000 annunci il tuo lavoro è limitato, è ovvio, ci saranno un sacco di customer service, ci saranno un sacco di problematiche, ma comunque è limitato, hai 500.000 di annunci, quindi anche se metti un 90% di margine, vendono molto di meno rispetto a chi è 10%, ma avendo 500.000 di annunci vendono tantissimo. E quei 20.000 al mese, 15.000, 10.000 dollari, stiamo parlando di venditori americani che conosco, se li portano. Quindi non posso dirti una cifra esatta, non sarebbe possibile riprendere in giro. Ti posso dire potenzialmente puoi arrivare a guadagnare migliaia di euro al mese, dipende dalla tua strategia. È ovvio che se tu ti dedichi, e trovi negozi, avvi 4-5 negozi, scali i limiti, fai aumentare i limiti come ti ho spiegato, ci metti tempo, magari i primi 3-4 mesi guadagni poco, ma nel giro di un anno ti crei una struttura ramificata, autogestita dai software, dove hai 300-400.000 annunci, è ovvio che poi quei 10.000 al mese te li porti, quei 8.000 al mese, quei 6.000, dipende poi dalla strategia. Ma ovviamente stiamo parlando di lungo termine, perché non esiste un business che ti dà sicurezza di soldi, esistono delle stime, delle statistiche che si possiamo fare. Se la tua domanda quindi è, si possono fare soldi su eBay? Sì. Si possono fare tanti soldi su eBay? Sì. Si può fare, non si può guadagnare niente su eBay? Sì, anche questo. È tutto relativo, le potenzialità ci sono. E ti dirò di più, rispetto a Shopify, dove devi investire soldi, su eBay puoi iniziare anche senza investire quasi niente, ma questo te ne parlo in un altro video. Detto questo, stavo dimenticando, c'è quel regalo di cui ti avevo parlato, ragazzi, per questo speciale di 500 iscritti ho deciso di regalare a uno di voi 30 minuti di chiamata con me, se vi interessa, non vi interessa, non partecipate,
dove potrete farmi domande su eBay o su Amazon, su PayPal, tutti gli argomenti che tratto nel mio video, anche Shopify se volete, diciamo tutti gli argomenti che vedete nel mio canale, potete parlare con me personalmente via videochiamata o chiamata come preferite, 30 minuti e possiamo farci una chiacchierata. Per partecipare mandate un'email a qual è l'email? Ah sì, mandate l'email a danielepucciocontest@gmail.com, la trovate anche in descrizione, scrivete nel titolo Contest 500 e nella breve descrizione del perché dovremmo parlare, perché dovremmo sentirci. Grazie a tutti di avermi seguito, ci vediamo al prossimo video, ciao!